Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di My Vampire Love. Momentaneamente ci troviamo nel giardino della villa perché stiamo curando il nostro lupo ferito e c'è Corra dalla finestra che ci sta osservando. Io non vedrò l'ora di scoprirne un po' di più su di lui perché voglio inquadrare bene il suo personaggio, quindi direi di andare avanti subito con la storia e vedere un po' insomma quello che accadrà in questo nuovo episodio, ma prima vi ricordo un bel pollice in su. Conrad mi fa un sorriso enigmatico, poi apre la finestra con attenzione. Lo guardo senza muovere un muscolo. I rami degli alberi frusciano intorno a noi, mentre si alza di nuovo il vento. La tensione è palpabile. Il cielo notturno diventa denso di elettricità. Corrad alza la testa cupamente per osservare la luna nascosta dietro una nuvola densa. Le mie orecchie colgono la sua voce appena udibile, un sussurro trasportato dal vento. Bellissima, indomabile Artemide. Oh luce, liberaci da questa sanguinosa oscurità. Ah, è pure poetico? Corrad sta davvero parlando con la luna? Strano, le sue parole mi ricordano i termini della profezia. Lo sguardo inquietante del vampiro torna ancora una volta su di me. Sento una catena invisibile che ci lega. No buona cosa, no buona. Mi libero dalla sua aura, voglio comprendere questa connessione, perché a me sinceramente questa connessione un po' intriga, incuriosisce, quindi la seconda. Corrad ha uno strano effetto su di me. Sono davvero sotto l'incantesimo della sua aura o la nostra connessione è tutt'altro? Sento che chiede a gran voce di diventare più forte e che è in competizione con la connessione psichica che condivido con Drogo. Senza distogliere gli occhi da Corrad, muovo lentamente le labbra in modo che solo lui possa capire le mie parole. Che cosa significa il tuo sguardo? Che cosa sai che io non so? Sento che conosci una verità che a me manca. Il vento si abbassa immediatamente e su di noi scende un silenzio di piombo. Improvvisamente il lupo emette un lamento triste, poi va verso i boschetti, zoppicando cautamente sulla sua zampa ferita. Spero che stia bene. Lo guardo andarsene finché non scompare nella notte, poi rivolgo la mia attenzione a Conrad. Dov'è? Se n'è andato? Quest'ultimo ha approfittato della mia distrazione per chiudere la finestra e tirare le tende. Grazie, eh? La cosa mi sconcerta più di quanto dovrebbe. Le mie emozioni si confondono. Mi sento sollevata e ferita dal suo atteggiamento distaccato. Che diavolo mi sta succedendo? Mi chino per chiudere il kit di pronto soccorso e dopo aver lanciato un'ultima occhiata alla finestra di Conrad, torno verso la villa. Per tutta la notte mi sono costretta a tenere la mente occupata leggendo il grimorio della mia defunta madre. Una lettura molto emozionante. Il grimorio di mia madre ha un valore sentimentale e magico per me. Ogni pagina mi fa sentire un po' più legata al mio retaggio. In realtà ho imparato alcune cose interessanti, soprattutto per quanto riguarda i pentagrammi, i livelli di vibrazione e i materiali necessari per i rituali. Più cose imparo sulla magia, più sono affascinata dalla sua complessità e più mi rendo conto di quanto sono lontana dal comprenderne tutte le sfumature. Fortunatamente, posso contare sui consigli di mia madre in fondo ad ogni pagina. La sua ultima raccomandazione assomiglia molto ad uno degli avvertimenti di Sara. Uno stato emotivo e mentale lucido è cruciale prima di iniziare un rituale magico. Più facile a dirsi che a farsi? La seconda è tutto collegato, ovviamente. Sara mi aveva avvertito che le emozioni hanno un grande impatto sui miei poteri, ma so che la mia volontà è abbastanza forte da correggerle. Allungo un braccio fino al comodino e prendo il cellulare. Controllo l'ora, sono le 7 del mattino. È ora di alzarsi. Oggi tocca a me prendermi cura della principessa Lori. Il dovere mattutino è un dolore, non mi sembra il caso di farne un dramma. Allora, vorrei tanto dire la prima perché con Lori è una tragedia ogni volta, ma diciamo la seconda, dai, che non devo farne un dramma. Salto fuori dal letto e mi precipito in bagno. Mi faccio la doccia a tempo di record.
Essere un vampiro ha davvero i suoi vantaggi, non c'è dubbio. 3 minuti dopo salto fuori dalla doccia, mi avvolgo in un asciugamano e corro di nuovo in camera mia. Mi asciugo alla massima velocità, anche se non corro più alcun rischio di prendere un raffreddore. Apro l'armadio e mi metto un'uniforme pulita. Non ha senso perdere del tempo a truccarsi. L'essere un vampiro mi garantisce la bellezza, e beata te. Scoppio a ridere a questo pensiero. Sembra una replica da Samantha. Percorro il corridoio e busso delicatamente alla porta di Lori. Una voce assonnata mi invita ad entrare. Trovo la piccola principessa, dispotica, seduta sul letto, i capelli in disordine. Quando mi vede, il suo viso si trasforma in una smorfia di delusione. Ah, sei tu, peccato, speravo che... Rispondo a tono. Come al solito, Lori parla senza mezzi termini, senza alcun velo di cortesia. So giocarci anch'io a questo gioco. Risparmiami le tue cattiverie, non ne sono entusiasta nemmeno io, ma devo rispettare i turni che ho concordato con i tuoi fratelli. Perché allora non salti il turno? Sono sicura che potremmo trovare qualcun altro che si occupi di me. Lori guarda lontano, a disagio, le guance leggermente rosa. La studio, insicura di quello che sta cercando di dirmi. Io credo che il signor O'Connor non debba fare niente di particolare stamattina. Oddio, oddio, è attratta da Conrad. Eh? Conrad O'Connor? Perché sei interessata a lui? È piuttosto strano. Lori incrocia le braccia e mi guarda con sufficienza. Non vedo perché. Beh, per quanto ne so, non ti è mai interessato di nessuno tranne che dei tuoi fratelli e del tuo caro papà. I suoi occhi si stringono e le sue labbra si ritraggono in un sorriso malvagio? Oddio. Solo perché tu mi annoi a morte non significa che lo facciano anche tutti gli altri. Vabbè, la uccido. Ah, già, è già morta. Dolce, come sempre. Le chiedo di Conrad. Perché sei interessata a Conrad? Per la sua bellezza o perché è un vampiro nato? Che cosa te ne frega? Non è niente di meglio da fare che ficcare il naso negli affari miei. Ma guarda un po'! È strano! È come se con il suo atteggiamento aggressivo stesse mascherando il desiderio di marcare il territorio. Forse hai una cotta per lui? Parla per te, ho visto come lo guardi. Inoltre, chiedi di lui ogni volta che non c'è, povero drogo. Ancora una volta, Lori attacca dove fa più male. Sospiro e vado verso il suo guardaroba per prendere la sua uniforme e la sua biancheria intima. Dai, Lori, alzati dal letto e vai a fare la doccia. Smettila di darmi ordini, sai che sono più vecchia di te. Però, guarda, non si direbbe. Ma allora dimostralo e comportati come un'adulta. Lori salta immediatamente fuori dal letto, mi strappa i vestiti dalle mani e mi guarda con disprezzo. Cioè, lei peggiora, da episodio a episodio peggiora. No, Non vedo l'ora che papà si sbarazzi di te. basta, non voglio neanche più commentare. Le sue parole mi feriscono, beh, direi. Molto più di quanto vorrei ammettere. Farò finta di non aver sentito. So che nel profondo non credi davvero a quello che hai appena detto. Lori alza le spalle e mi lancia un'occhiata ipocrita. Chissà. Certo. Vai a lavarti, faremo tardi di questo passo. Il piccolo demone si acciglia in modo altezzoso prima di scomparire finalmente in bagno, come una diva che esce dal palco. Una volta che se n'è andata, inizio a mettere via i suoi giocattoli. Una sensazione di stanchezza mi travolge. È sempre più difficile tenere Lori sotto controllo. E lei non farà nulla per renderlo più facile. Pochi minuti dopo, Lori torna e si siede di fronte allo specchio, in attesa che le spazzoli i capelli. Decido di cogliere questo momento di relativa calma per farle qualche domanda. Su Victor o su Conrad? Proviamo a chiedere di Victor. Lori,
Prima hai parlato del legame che condividi con Victor. Puoi dirmi di più? Perché? Cosa te ne importa? Beh, vorrei solo conoscerti meglio. Ci sono tante cose che non so di te. Ho pensato che questo sarebbe stato un buon momento per parlarne. Pensi che sia un idiota? Non potrebbe fregartene di meno del mio passato. Tutto quello che vuoi è trovare un modo per ferire papà. Beh, non ha torto. Niente affatto. Sono interessata al tuo passato. Per esempio, com'è stata la tua trasformazione? Smettila di comportarti come se fossi una sorella maggiore. So che il tuo obiettivo è ottenere informazioni su mio papà. Stai solo fingendo di interessarti a me. E comunque, se continuerai a darmi fastidio con tutte queste domande, dirò a papà tutto quello che so dei tuoi piani. Lori si gira sulla sua sedia per affrontarmi. C'è un luccichio omicida nei suoi occhi. Mi sento come se fosse sul punto di saltarmi alla gola. Mettiamo in chiaro una cosa. Io non fraternizzo con i vampiri falliti. Qualunque cosa tu faccia, non sarai mai una Bertoli. Ti sbagli, Lori. Non ho bisogno della tua approvazione per diventare a pieno titolo un membro di questa famiglia. Il demonietto inarca un sopracciglio e il suo volto assume un'espressione divertita e vagamente beffarda. Ah, davvero? Ti senti davvero una Bertoli? Ma certo. Certo che sì. E se solo tu ti sforzassi un pochino, noi potremmo anche andare d'accordo. Sei ridicola. Davvero non ci arrivi? Eh? Se tu fossi davvero una Bertoli, nessuno ti nasconderebbe niente. Nessuno ti terrebbe fuori dalle questioni familiari. Parla della cantina, per caso? Sapresti cosa teniamo nel seminterrato della villa. Sapresti le nostre date di nascita, le circostanze di tutte le nostre trasformazioni. Ma tu non sai niente. Improvvisamente, Lori sbatte il palmo della mano sul tavolino. Con voce implacabile, dichiara spietatamente: affronta la realtà, Elena. Non sarai mai una di noi. Ancora sconvolta dalla brusca dichiarazione di Lori, scendo le scale verso l'ingresso. Io sono scioccata. La mocciosa mi salterella davanti, canticchiando serenamente. Mi dà troppo sui nervi. Muoio dalla voglia di spingerla, accidentalmente giù per le scale. Quando entro nella sala da pranzo, vedo solo Drogo e Peter a tavola. Sembrano godersi il silenzio mentre sorseggiano i loro bicchieri di sangue. Sto per chiedere loro dove si trova Conrad, quando mi torna in mente uno degli ammonimenti di Lori. Distolgo lo sguardo e mi mordo il labbro, rimangiandomi frettolosamente la domanda. Buongiorno! Buongiorno, signorina. Peter ci saluta con un cenno del capo, mentre io mormoro una risposta incomprensibile. Qualcosa tipo... Sto per implodere. La prima. Sto ribollendo di rabbia. La giornata è iniziata male. L'odioso demonietto si precipita a tavola e afferra il suo bicchiere vuoto, che poi consegna a Peter con impazienza. Peter prende immediatamente la brocca sul tavolo e le versa una generosa porzione di sangue. Gli occhi della bambina brillano di gioia. Grazie, Nicolè non me ne dà mai così tanto. Una fortuna che non sia qui oggi, allora. Peter le lancia un'occhiata d'intesa, mentre Lori si lascia sfuggire una risatina maliziosa. Dov'è Nicolè a proposito? Spero che non dimentichi che la mia insegnante ha chiesto di vederlo oggi. Peter e Drogo si scambiano uno sguardo. Mi dispiace, Lori. Nicolè non può portarti a scuola oggi. È andato in città con Conrad per parlare di una cosa importante. Cosa c'è di più importante di me? È un universo. La prendo in giro. Il narcisismo di Lori mi diverte tanto quanto mi irrita. Oh, un sacco di cose. Vuoi una lista? Ti avverto, potresti essere sorpresa dalla sua lunghezza. Stavo parlando con te, ficcanaso. Fatti gli affari tuoi. Ragazze, per pietà,
Non ho iniziato a litigare di primo mattino. Mi lasciò scappare un sospiro. Elena, non fai colazione con noi? Abbozzo un sorriso e mi siedo accanto a lui. Appena sono seduta, Drogo mi afferra la mano e se la porta alle labbra per un bacio morbido. Scusa se non sono venuta a trovarti ieri sera. Avevo bisogno di prendere un po' d'aria fresca. Sono uscito con i miei amici. Improvvisamente mi vergogno di me. L'immagine di un Conrad incredibilmente affascinante che mi guarda dalla finestra della villa si impone nella mia mente. Freno i miei pensieri. Lo starà facendo apposta. Sta usando il suo splendido fisico e la sua aura manipolativa per seminare confusione nella mia mente. Per scacciare questi pensieri, prendo il bicchiere e bevo un lungo sorso di sangue. Il gusto di ferro mi aiuta a rimetterli in ordine. Sono completamente padrona della mia mente. È incoraggiante rendersene conto. Tutto bene? Sì, scusami, ero persa nei miei pensieri. Lori inizia a ghignare e mi lancia uno sguardo di sfida. Stavi pensando al signor O'Connor? Ammettilo. No, vabbè, io la odio. Quella mocciosa. Non stavo pensando a lui, stavo riflettendo. C'è una bella differenza. A dire il vero, Peter, vorrei la tua opinione sulla questione. Peter alza la testa e mi guarda. Dopo un attimo di esitazione si decide a parlare. La penso come Nicolè. Non è una persona di cui mi fido particolarmente, ma sono disposto a dargli una possibilità. Scavo più a fondo? No, vabbè, dai, la sua risposta mi soddisfa. Se davvero Peter è disposto a dare a Conrad una possibilità, mi basta. La fiducia verrà più avanti, quando se ne sarà dimostrato degno. Grazie. Temevo che avrei dovuto lottare per convincerti. Ti aspetta una lotta bella grande. Non voglio renderti le cose più difficili. Se tu sei pronto a correre questo rischio, io ti seguirò. Grazie, Peter. Ci mancherebbe. Dopotutto, sarebbe ridicolo lasciarsi accecare dai pregiudizi e perdere così l'opportunità che si è presentata. Drogo grugnisce con disapprovazione, ma si astiene dall'aggiungere ulteriori commenti. Di quale opportunità state parlando? Non è importante che tu lo sappia. Meglio rivelarle? Resto cauta e non dico nulla. Preferisco Preferisco essere prudente e non correre rischi. Lori è molto vicina a Victor e potrebbe comprometterci. Ah, non è niente. Stiamo discutendo di una cosa non importante. ne parlate allora? E che cosa ha a che fare con il signor O'Connor? In realtà, speravo solo di conoscerlo meglio. Ci scommetto. Ammettilo che vuoi sedurlo. Drogo non è abbastanza per te. Taci, Lori! Smettila di dire sciocchezze! Un sorriso enigmatico lampeggia sul suo viso da bambola. Un brivido mi attraversa la spina dorsale. Lori torna al suo bicchiere e lo svuota. Poi si lecca le labbra per assicurarsi di non averne perso nemmeno una goccia. Allora, chi mi porta a scuola? È il mio turno oggi. Nicolè mi ha dato una lettera da dare alla tua insegnante per scusarsi della sua assenza. Il volto di Lori si illumina con un grande sorriso, con gli occhi scintillanti di gioia. Oh, grazie, Peter. Vado a prendere la cartella. Salta giù dalla sedia con una risatina e corre via, mentre la guardo andarsene. Il mio stomaco si contorce per una specie di disagio. Lori purtroppo diventa sempre peggio man mano che andiamo avanti con gli episodi e io che speravo che invece saremmo riuscite a diventare, tra virgolette, amiche e invece purtroppo no, lei ci odia ancora di più. Non so cosa accadrà più avanti con lei perché non lo so, ma io prevedo che potrebbe tradirci e schierarsi tipo dalla parte di Victor. Staremo a vedere, fatemi sapere cosa ne pensate voi del comportamento di Lori, ma io veramente non la reggo più. Sta diventando terribile. Quindi, se amate questo gioco, vi ricordo il pollice in su, se non siete iscritte, vi ricordo di farlo e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!